Vogliamo vedere un allungo. È fatta Andre. 14 e 40 adesso. Siamo 15 e 13, era il vecchio record. Grazie. Signore, facciamo un applauso ad Andrea. Grande. Andrea Soffiantini chiude in 14 e 50. No, scandalo, scandalo. 14:55. Posso dire che l'Andrea ha staccato sul finale il Dorigo, perché lo vedo là, Grande Andrea, hai staccato sul finale il Giulio. Complimenti Andrea per la velocità. Intanto arrivano gli altri atleti. Arrivano gli altri atleti. Insomma. Simone quarto. Nicolò terzo. Roberto secondo. Quinto l'Antonio, no? No, c'è una sorpasso, c'è la volata con il secondo posto. Dai Nick, forza, no. Ragazzi, grande Roby, grandissimo, vanno fortissimo qua davanti, grande Nick, grandissimo. Tra l'altro posso dire che Roberto ha fatto il tempo dell'Andrea del adesso arriva 2019. Simone, adesso arriva Simone, gli faccio la foto, mi viene qualcosa per questa foto. Bravo Simo, eccola qui il traguardo. Ragazzi, alla gamenita! Alle che è andata, ragazzi, complimenti grandissimi. Poi vediamo, dai Roby che è fatta. Dai Antonio. Posso avere qui con me i primi tre uomini mentre aspettiamo l'arrivo della prima donna? Andre, ti giro il microfono. Simone? Vieni di là, vai di qua. Simone e Roberto, perché l'Andre... Sì, di là, perfetto. Arriva il Giulio, Dorigo. Aspettiamo le donne. Giulio Dorigo al traguardo tra poco. Arriva chi? Stefania? No. Mi arriva la prima donna, attenzione Silvio Gioni, stasera è prima, e poi vediamo dietro come va la classifica. Ecco la volata per Lumbe, complimenti anche a voi ragazzi, grandissimi. Silvio Gioni, prima donna, eccola qua, al traguardo, complimenti, bravissima. Forza ragazze, ultimi metri. Andiamo. Vai Fabio, dai Luca. Andiamo. No, Giulio. Due ombre della campionata. Per te. Con loro sto scendendo. Ci scandiamo da lì. Grazie. Luca fatta, complimenti. Vai Fabio. Grandissimi a tutti. Stanno arrivando anche la seconda e la terza classificata di stasera, Claudio Gelsomino, attuale maglia rosa, e la Stefania, eccola qui al traguardo anche loro. Dai che fatta, grandissimo Giuseppe, grande Claudia, grandissimo Stefania, complimenti, grande gara anche per voi. Dai Giamma, bravissimo Giamma. Abbiamo le prime tre donne, ricordiamo prima i primi 10 uomini e i primi 6 donne stasera, Andre, ricordagli che mi giri Martino un attimo. Andre, ricorda che prendiamo 10 uomini e 6 donne. Vedi? Ok. 6 donne. Ale Marta, lei al traguardo anche te, bravissima. No, scusate. Forza ragazzi, grandissimo. Dai che ho fatto ragazzi, dai Claudio.
Claudio. Forza ragazzi, ultimi metri anche per Free Runners. Sandrone è arrivato anche lui, l'unico Sandrone. Ale ce n'è ancora per la volata, eh? Ultimi metri è fatta, sotto il gonfiabile. Ti mancano solo i 5 km di Cardano al campo. Vai Barbara, vai Barbara, è andata bene stasera, complimenti, brava. Forza ragazzi, volata. Eccola qui. Prime 6 donne e primi 10 uomini premiamo, eh. Prime 6 donne e primi 10 uomini. Sei le classifiche, così lo diciamo già. Dai Manuel, dai che fatta? Ale grandissimi. Vai Francesca, ultimi metri Francesca, dai che fatta, bravissima. Dai Daniele, dai grandissimo. Andiamo ragazzi. Andiamo al traguardo. Siamo vera. Forza Mara, dai che fatta Mara. Ultimi metri per te Mara, dai, bravissima. Forza, forza ragazzi. È fatta anche per voi. Dai che vi manca solo i 5 km di Cardano al campo. Mercoledì prossimo gran finale, il 15 Cardano al campo. Forza, forza, forza. Sì. Andrea, mi sto facendo stampare le classifiche, così almeno diciamo chi sono le premiate e i premiati. Oh, io non riesco più a passare, cioè, arriva talmente tanta gente che non riesco più a fare lo slalom. Complimenti ragazze. Ah, è filmato, grandissimo Simo, brava, complimenti. È fatta ragazzi, bravissimi. Bravo Matteo, bravissimo. Forza, davvero. forza. Dai Miki, allora. Grande, grandi ragazzi, grande Nando. Forza è fatta ragazzi. Francesco, anche per te è finita, gli manca la Cinzia Dischetti con la sua staffetta, brava Cinzia. Andiamo. Eccola qui, la bianco-rosso crociata, ancora al traguardo, sempre con noi. Bravissima Stefania, bentornata, bravi ragazzi. Grande Matteo, grande Fabio, ecco, guarda, sono te. Tutte colorate, arriva anche il Marco Puricelli. Bravo, grandissimo Marco. Bravo al traguardo. Forza ragazzi! Ale! Stefano Castagna! Dai, finito, bravo Stefano! Abbiamo le classifiche? Abbiamo le classifiche ragazzi! Adesso ce l'abbiamo, pure di su uomini. I nostri conoscenti di OTC Masdama Indubut. Hanno le classifiche? Hanno le classifiche? Volata, 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 volata! Volata, volata al Sinorico Varese, abbiamo le classifiche. No, non abbiamo le classifiche. Le classifiche. No. Arriva la Paola! Dai ragazzi, dai ragazze! Il Mario gli abbiamo seccato un orecchio. Ultimi metri, è fatta anche per voi. Quinta tappa, giro del Varesotto. Ho fatto fortissimo anche stasera, Andrea. Esatto. Allora, la classifica maschile questa sera, primi 10 uomini premiati. Primi 10 uomini premiati. Primi Umberto, Antonio Astorino, Paolo Ballabio, Antonio Gramendola, Giuseppe Lucia, Pazzalari, Marco Marini, Simone Tofano, Nicolò Borona, Roberto Patuzzo, Andrea Soffientini. Questi sono i premiati di stasera. Poi le prime 6 donne classificate e premiate questa sera sono Francesca Bianchini, Barbara Benazzi, Marta Dani, Stefania Pulici, Claudio Gessomino e Silvio Gioni. Voglio dire questo, che l'Andrea Soffientini, arrivando da fermo, ha tenuto comunque una media del 2,58. Oh la miseria! Minchia, figurati minchia, allora qua. Porca paletta ragazzi, grande prestazione stasera. Il mio amico Luca Cavaliere ha girato la media di 3,27, anche di grande gara. Il Fabio Caldirone è 3,28, complimenti anche a Fabio. Ragazzi, che gara tiratissima stasera. Posso dirti che tempi. Il record è femminile 16,15, ma la Silvia ha fatto 16,54, quindi non è che è andata tanto più. Esatto, eh sì. Sono quei 40 secondi, che è mezzo giro. Sì. Complimenti a tutti, veramente, per la velocità anche di stasera, grandissimi. Qualche cardatrice al traguardo, podismo e cazzeggio, podisti carsaghese, Gasp Saronno, guarda quanti sono, Tappascione Running Team, Campus Sinordico Varese, sono tantissimi. Forza, 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 forza ragazzi, Ale Mario, dai che è finita Mario! Forza a tutti quanti al traguardo! Forza, forza, forza! Dai Laura, bravissima, dai che fatta!
arriva anche l'Adriana. Arriva la Patrizia! Di Adriana, l'Adriana di Adriano. Guarda Patrizia, guarda che è fatta. Ma a proposito, l'Adriana dov'è? È sparito l'Adriano. Farmacia del Cuoricino! E lì dietro l'angolo! We love you, we love you! Grandi al traguardo, ragazzi, è tosta, eh! Dai, Osimimetri, è fatta, è fatta! Dai, Aldo! Grandissimi, eccoli qua! Dai, Aldo, grandissimo! Forza, ragazzi! Ultimi metri, ragazze! Forza, 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 forza! Villa Cortese, forza! San Marco al traguardo, il nostro cavaliere, grandissimo! Atletica Malnate, ce ne sono tantissime ancora stasera al traguardo. Allora, ricordiamo per l'ennesima volta che premieremo le 6 donne classificate assolute, 10 uomini classificati assoluti, premiazione tra le 9:15 e le 9:20 più o meno, eh? Esatto, massimo 9:20. All'interno dell'area feste. Sì, sempre all'interno dell'area feste, grazie alla Proloco di Casorate, ci si può fermare a cena. Patatine, salutare birra. Mangiare bene. Ragazze, c'è posta per voi. Barbara, ci sei mancata. Dove sei stata, Barbara? Grazie, Barbara. E arrivano anche le canotte giallo-nere della Madonna di Due Casorate. Bravissima Lorena, bravissimo Elio. Complimenti. Andre, dentro, dentro. Andrea, dentro. Dentro, dentro. Forza, ragazzi. Forza, ragazze. Il pacco gare all'interno dell'area feste, per ritirare il ristoro. All'interno area feste c'è il ristoro. Forza, 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 la tecnica fregata in massa, grandi, anche come bellissimo sempre, cazzeggio. Come sempre. Diciamo che ci sono tante società podistiche che quest'anno classificate, sarà anche bello vedere la classifica delle società, Sì. Nell'ultima tappa, come saremmo meglio. Ho visto la tecnica San Marco, la podistica arsaghese. Vogliamo, Andre, vuoi ricordare dove siamo all'ultima tappa? Lo dico al mio amico Massimo Zenaboni, hai vinto un premio, Massimo, ricordati di ritirarlo, Massimo, hai vinto un premio. Siamo settimana prossima, arriva la Giulia, grande Giulia, Dio benedica il Gianfranco Crivellaro e tutta la sua famiglia. Ci rivediamo poi tutti al gran finale, mercoledì prossimo a Cardano al Campo, gran finale Giro del Varesotto 2022, mercoledì sera 15 giugno 2022, gran finale, sesta tappa, 22esima edizione Giro del Varesotto. Quindi, detto questo, anche è fatta, ragazzi. Dai, che è finita, ragazzi. Anche quest'anno, allora, ci vediamo l'anno prossimo. Beh, poi avremo tutti i saluti, sì. Mercoledì prossimo. Allora, sempre parlando della tappa di mercoledì, il birma, eccoli qua. La birra, ragazzi, Crazy Pub, la birra. Allora, Andre, volevo ricordare a tutti gli atleti che nell'ultima tappa alla memoria Laura Prati. Volta nella 10 km si partiva in fondo la via, no? E si arrivava dalla parte opposta. Invece questa volta si parte e si arriva nel stesso punto. Perché 5 km ufficiali. Sì, 5 km certificati. Card atleti al traguardo, Valentina. Vogliamo fare velocemente un giro di ringraziamenti, Andre? Anders Varese, sì, non vai. Ricordando la Coppa Lombardia. Enrico Mario. Pozzi, Financial Advisor, ciao Mario. Davis Provinciale di Varese. Puma Sport, tutto per la corsa, Casorate Sempione. Lo studio Fisio Chiesi di Cardano al Campo. Gli amici dell'Ortofrutta Negrelli di Cassano Maniago. E la mitica farmacia del Cuoricino di Cardano al Campo. Poi Sonia e Chiara, purtroppo anche il Marco. E purtroppo anche il Marco questa sera di Altera Cinema, che ci danno la voce. L'amico Adalberto Certo Concergi di Cardano al Campo. C'è anche corso stasera, tra l'altro. I nostri amici di AutoCinemaSamendo.net per la rilevazione dei poi tempi. Fida al Comitato Provinciale Gruppo Giudici di Gara di Varese. L'Unione Sportiva Atleti di Varese. Le volontarie della Croce Rossa di Gallarate, la Proloco di Casorate, l'amministrazione comunale di Casorate Sempione e il nostro Stefano Simioni qua con noi davanti a noi. Davanti a noi, esattamente, a un centinaio di luci con le foto. Grazie Andrea. E grazie Andrea. E la società Amatore Atletica Casorate. Poi il Ranne Squinzano. E gli amici del GS Preappino di Besnate. E il gruppo modistico della Mezzanese. Queste sono le società che ci hanno dato una mano in queste tappe. Chiudiamo tra 6 giorni a Cardano al Campo. Stasera ricordiamo, premiamo prime 6 donne e primi 10 uomini all'interno dell'area feste.
premiamo le prime 6 donne e i primi 10 uomini all'interno della gara feste intorno alle 20:15-20:20. Bentornato anche al Puricelli. Allora ragazzi, ce n'è ancora in pista che devono arrivare, ultimi metri anche per voi. Siamo adesso a 28:50 sul cronometro. Ultimi metri di fatica per tutti voi. Complimenti anche a te, Alfredo, bravissima. Grandissima. Forza, forza, podistica mezzanese. Anche questa sera erano in tantissime, Andrea. Quanti eravamo in top? Non lo so, adesso chiudiamo. Adesso noi sappiamo quanti ce lo diranno. I competitivi. Quanti erano i competitivi? Ce lo dicono, ce lo dicono. Bravi. In più del giro. 500. Circa allora 7:50 in totale, quindi si riconferma un po' il trend di tutte le altre tappe. Esattamente, 3.7.800 partecipanti a tappa. Forza, forza, ultimi metri, forza, andiamo, ragazzi, andiamo. Ale, lo Cinorico Varese, sono in tanti anche loro. Ringraziamoli per essere qui con noi al giro del Varesotto 2022. Forza Mary! Dai che è venita! Posso fare un appello? Perché molti atleti di stasera li ritroverò domani a Traville Giardini, edizione numero 8. Quindi con partenza alle ore 20 e alle 20:15. Mi ricordo così. Non ho ancora studiato, non ho ancora studiato. Io invece domani sera alle 7 ho appuntamento con il sindaco. Per la mia gara, per il 28 di luglio che si corre a Bolzano, il 100 di luglio, c'è la luglio e non l'anno, sì. Brava. Assolutamente. Porta, ragazzi, alla venita. Bravissimi. Bravissimi. Bravi. Bravo Savino, bravo!